Ah, fai. Poi fai. Poi farli insieme. Io faccio questo. Per montare soltanto queste parti. Bomba, ragazzi, benvenuti a un nuovo video. Questo è un video un po' particolare. Perché oggi insegnerò ai Nirtiop, anche se manca Gabriele, oggi non c'è, come fare cose che loro hanno sempre voluto fare con la voce. Ah, perché con la io voce. Quello so insegnare. Lo so. Vi ricordo di iscrivervi al canale, cliccare sulla campanella così da rimanere aggiornati su tutti i video che usciranno. Perché se entro il 31 dicembre arriviamo a 1 milione di iscritti, sapete con chi faccio il video? Con chi? Il conte. Con il conte Dracula. Salve. Allora, ragazzi, io sono qui per insegnarvi qualunque cosa voi vogliate per quanto riguarda la voce. Sì. Avete sempre voluto provare a imitare un personaggio? Fare un pezzo, dire una frase in un certo modo, parlare italiano nel tuo caso. Chi vuole iniziare? Chi è il primo? Mirko. Voglio fare come Danny Lazzarini, voglio avere la voce macia. Non sto metabolizzando bene. Quella è la voce alta e verde. Esatto. La voce alta e verde. E grazie mille per aver visto questo video. Tu hai la voce maschile. Ho visto la puntata quella tua con Danny. Mm-hmm. Credo che Danny ha la prestanza fisica. Certo. Comunque accompagna. Vieni con me se vuoi vivere. A me manca anche quella, capito? Quindi almeno la voce. Almeno la voce. Almeno la voce. Vogliamo averla. Allora, ok. Innanzitutto si parte dall'attitudine. Sì. L'attitudine. Quindi vai 6 anni in palestra. Tu reciti, no? Se tu dovessi interpretare, anche soltanto farlo partire dalla testa, mentalmente ti immagini un personaggio scuro, di voce bassa. Come faresti uscire la voce? Troviamo una frase. Con Danny avevo trovato quella della panca, no? Stai occupando tu questa panca. Con questa voce cosa vorresti dire? Non lo so, cioè... Sinceramente. Comunque una voce si può adattare a tutto, no? E allora tu prova a dire: vorrei comprare delle patatine. Dilla normalmente, come la diresti? Vorrei comprare delle patatine. Bene, adesso il vorrei comprare delle patatine, prova a pensare alla tua emissione vocale in questa frase e dilla senza parlare e mettendo solo il suono. 4 ore dopo. Mirko? Cioè, se io dico esatto. Vorrei comprare delle patatine. Più o meno. No. Dico. Se mi senti Ligheri. Ma se dico dopo 4 ore. Prova ad essere più incisivo. Vorrei comprare delle patatine. Vorrei comprare delle patatine. Una cosa, sostieni la finale. Se tu fai patatine. Vorrei comprare delle patatine. Ti stai incazzando? Calma. Cioè, non è che siamo tutti amici qua, eh. Io voglio queste patatine. Vorrei comprare delle patatine. Bravo, aumenta. Vorrei comprare 2 pacchi di patatine. Mi piacerebbe continuare a parlare con questa voce. Beh, oddio, bello, bravo, sì, bravo, cioè, è corposa. Bravo, esercita. Sembra il bicipite di Lazzarini. Ciao. Ho pensato, ho detto, che voce chiedo a Maurizio? E ho detto, ma io non so fa manco l'imitazione. Voglio imparare a fare Gandalf. O Silente. Oddio. Io voglio imparare a fare l'anziano. Le voci anziane, il trucco è bofonchiare. Perché l'anziano è bofonchi un po'. Anche tu utilizzi in mezzo a piccioccio. Vedi che in questo modo c'è un po' anziano. Rontolare a bassa voce e bottare. No, hai cercato a bofonchiare. Ai tempi miei loro li buttavano dalla rupe. Sei Mufasa. Sparta. Scar. Lunga vita. Sparta. Se vuoi imparare a fare il Gandalf. E poi parli. Devo andare là, ma si sembra così. No, so. No, hai che tenere. Però metti il timbro della voce. Cos'è? Ah, fai. Poi fai. Poi farli insieme. Io faccio questo. Puoi montare soltanto queste parti. Bravo, Harry. Aspetta che ci siamo, fermi. Giovane Harry. Ci siamo? 100 punti a Grifondoro. 100 punti a Grifondoro. Fai. Mauri. Piero. Allora, io in realtà volevo sfidarti. Ah, tu sfidi me? Sì, okay. Volevo sfidarti in pugliese perché tu sei mezzo pugliese. Entrambi i miei genitori sono pugliesi. Ok, allora sei in gran parte, diciamo, pugliese. Sì. Però tu sei della zona di? Foggia. Di Foggia, benissimo. Noi siamo di Taranto. Voi siete facazzi. Esatto, bravo. Mo. Esatto, quindi io volevo sfidarti in pugliese. Signore Limoni, signora! Che cos'è la scoteca? La scoteca, eh? La scoteca? La scoteca? Sì, questa è una grande discoteca.
Salutiamo Mimmo Modem, possiamo salutarlo. Che adesso si chiama, c'è il figlio? Mimmo... Peppe Ruter. giusto. Senti, c'è un cammino dietro che mi brucia, io mi lavo la giacca perché... Ah, facciamo così, io provo a dire quello che mi dici tu, perché ora a me... Per esempio, il detto più famoso in tutta la Puglia, lo sanno anche le orecchiette, che non è un detto questo. Adesso te lo dico. Il detto più famoso in tutta la Puglia è «Cinamasce e sciamane, se non cinamasce non cinamasce». «Se non cinamasce e sciamane, se non cinamasce non cinamasce». Esatto, perché questo detto in realtà è diviso in tantissime regioni, nel senso lo diciamo tutto se ce ne dobbiamo andare, andiamo. Tutte le province, se non dobbiamo andare via, rimaniamo. Esattamente. Oppure se io ti dico una cosa, tu devi capire che significa. Vai, proviamo. Ne hai fritte da vorp. Ne hai fritte di volpi? No. Ne hai fritte da vorp. Prima fritte. Ne hai fritti. Bravo, sì, bravo. Ne hai fritti. Da vorp. I polpi. Bravissimo. Cosa significa ne hai fritte da vorp? Ne hai fritte da vorp. Esatto, capito? Sì. Tu ne hai fritte da vorp. Hai esperienza. Bravissimo. Hai esperienza. Le canestrelle. Oppure, Qued, a vista che ho pezzo di un forno a legna. Vabbè. O lei ha visto più pizzelli di Mendel. Mamma mia, altissima. Di Mendel. Piero, grazie. Ma grazie a te. Siamo ad Anna. Ce l'hai lo stetoscopio? No. Più bene che prima di uscire mi ha detto: ma non è che se non cambio, c'è io. Ho una voce molto quasi mascolina, la mia voce. Non beh, è bassa. Volevo imparare a fare una voce un po' più alta, un una po' voce più femminile, un po' più sedicente. Massa mia, dove femminile è però, dai, chiedere a Maurizio. Fa la voce di Gandalf, la voce del bambino, la voce del vecchio, la voce sono tutti uomini. Okay. Potresti insegnarmi ad alzare il tono della voce? Alzare. Ad alzare il tono della voce? Alzare. E mi potresti insegnare a parlare come te? Allora. Io so alleggerire la mia voce, quindi ti posso dire come alleggerire una voce. Sì. È l'opposto di quello che ho fatto fare prima, Mirko. Tu prova a immaginare la tua voce che si proietta verso qua. Il centro verso degli il naso. Come se avessi la sinusite mascellare. Madonna. Quando ho fatto Shazam, per dire, che lui lo doppiava con le note più alte, perché in realtà è un ragazzino. Le note vanno tutte verso l'alto. Provi a immaginare la tua voce che va verso l'alto. Dovrei immaginare la mia voce così. No, così è Calimero. Così è Calimero. Quello è falsetto. Dovrei. Allora fai. Se mi parlate dietro, sto io dicendo capisco. Che Shazam è il supereroe che indovina le canzoni. Esatto. Sì. Ti interessava? No. Partiamo dal tuo timbro normale. Prova a salire. Le ottave. Devi salire delle ottave. Esatto. È così che si controlla la voce. Posso cambiare la domanda? Mi insegni a fare la voce un po' meno. È più difficile perché ti serve lo step. Vai, perché quella del bambino è proprio. È qua. Io faccio la voce del bambino. Che fa questo modo così? Sì, io un bravo bambino. Quando faccio il bambino piccoletto, parlo come se fosse piccoletto. Perché io mi chiamo Gino. Allora, noi abbiamo una sorta di cigno in bocca, no? Abbiamo una sorta di cigno in bocca, che è la parete. Questa parete qui che fa è una sorta di punto interrogativo. Questa è una cosa che io ho sempre fatto e me l'hanno spiegata dopo che io la facevo. Il cigno nella mia bocca. Esatto, me l'hanno spiegata dopo che io la facevo. Per me è sempre stata istintiva. Provo a immaginare di proiettare la voce lungo le pareti di questo arco. Quindi se il falsetto è... Questo è il falsetto ed è qua, dritto, è verticale, no? Va verso l'alto. Se io provo, penso di fare il bambino, faccio... Qui, fate così, la manopola. Non ce la farò mai. Ti insegno a fare Wall-E. Wall-E, sì. È difficilissimo fare Wall-E. Per fare Wall-E devi praticamente usare quasi tutto l'arco, partire dal basso. Wall-E. Cosa? Sembra che fa lo yodel. Wally. No, è difficilissimo. No, ciao ragazzi. Però è stata molto bella questa. Quanto dormi, io ti tiro i piedi. È un mostro, cos'è? Grazie mille ai Nirchiop che sono stati qui con me. Tra l'altro io sono stato ospite sul loro canale. In descrizione trovate il link al video dove ho partecipato, credo probabilmente al video più bello mai pubblicato su YouTube. Infatti accetto carte. Vi ricordo che su Rai 2 Voice Anatomy di Pino Insegno, durante il programma cercherò di risolvere un po' di uno dei mille problemi di Mirko. Quindi non perdete Voice Anatomy su Rai 2. In grafica trovate, non perdetelo, tutte le informazioni per vedere il programma. Se il video vi è piaciuto, iscrivetevi al canale, condividetelo, fatelo vedere ad amici, zii, cugini, parenti, compare, nipote, a tutti quanti, pure tutti i vostri amici, i parenti dei Nirchio. E seguitemi e seguiteci su tutti i nostri social. Noi ci vediamo al prossimo vlog, dove non so cosa dirò, ma lo farò. Piacere grandissimo. Non togliere il video. Cioè, non è che ora è finito, non mi vedo più e allora tu levi il video. No.
devi seguirmi. Perché devi... come... perché sto facendo questa card finale? Per intrattenerti? Sì, in effetti sì, perché qui ci sono tanti video bellini nello schermo, capito? Clicca lì,